Allora, benvenuti, eccoci a questo giro, vi faccio vedere il tutorial, il mondo tutorial di Minecraft Education Edition. È in inglese, ma comunque è abbastanza semplice, e quindi gli spiega come funziona, come ci si muove e come fa tutto. Notate che io adesso sto muovendo il mouse e quindi vedo cosa c'è davanti a me. Lui mi sta dicendo che se premo la W, anche senza muovere il mouse, vado avanti. Ovviamente, ok, sono andando avanti, ok? Quindi sono andando avanti e lui dice: ah, vuoi tornare indietro? Premi la S. La S torna indietro. Andiamo di nuovo in avanti con la W. Premendo A ci spostiamo a sinistra, e D ci spostiamo a destra, e questi sono i comandi tipici dei quasi tutti i giochi di videogame, quindi ecco perché li usa Minecraft. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è di passare attraverso questo. Quindi dobbiamo fare A per spostarci, andiamo. Vedete che ci sia questo A, quindi ci spostiamo. Ecco, se riusciamo a fare questo piccolo esercizio, allora siamo andati bene. Ok, poi vedete che c'è una scala, la scala vado sempre con W. Però qui cosa succede? Che è arrivato, se il gradino da salire è più alto, non ce lo faccio. Allora lui dice di premere W, ma anche spazio. Quindi facendo spazio si fa un salto e facciamo di nuovo un salto. Ok? Quindi adesso si fa l'esercizio, quindi si muoviamo nel nostro labirinto. Oh, io normalmente invece che fare WASD faccio, mi muovo con il mouse e tengo sempre premuto il W, quindi mi muovo. Vedete che, perché lo trovo più istintivo. E secondo me molti bambini o ragazzi fanno così. Seguiamo sempre la cosa e arriviamo qua. Ok, allora qui appunto dice: volete guardarvi attorno? Basta che muoviate il mouse, per l'appunto. E dunque il mouse funziona come i vostri occhi. Adesso ci dice di cliccare col tasto destro la leva che si trova sopra la porta per aprirla e andare avanti. Ok, la leva è questa, quindi vedete che la si punta semplicemente muovendosi, quindi la cosa centrale è quella cercata, e si interagisce col tasto destro. Non col tasto sinistro, il tasto sinistro è un po' pericolosetto, quindi cercate di cliccarlo con molta cautela. Ok? Quindi clicco con il tasto destro e vedete che si è aperta la porta. Perfetto. Quindi adesso, applicando i trucchi che abbiamo visto, facciamo. Ecco, allora adesso siamo di fronte all'esercizio, cioè all'uso del tasto sinistro. Perché vi ho detto che il tasto sinistro è un po' pericoloso? Perché il tasto sinistro distrugge. Quindi, se vogliamo passare oltre, dobbiamo distrugge, scava. Quindi è un po' la cosa fondamentale. Quindi arrivo vicino e poi vedete che se io clicco, man mano che io clicco col tasto sinistro, faccio andare via i blocchi. Quindi vado avanti. Ok, vedete, ci impiega un pochino, però. Ok, ho costruito un piccolo tunnel, potevo fare anche più corto per passare, perché tanto passo di qua. Ok. Allora adesso quindi andiamo un po' nel cosiddetto dungeon, quindi nelle segrete, sempre muovendosi così, e vediamo un po'. Ah, come si fa a nuotare? Ecco, qui sono in un punto in cui si nuota. Per nuotare dice, in realtà si fa WASD, quindi si muove così, ok? Però dice praticamente per tenersi in superficie bisogna. Ecco, vedete che sono andato su, quindi se voglio tenere in superficie, quindi se voglio andare avanti devo tenere il W e la barra, che poi è più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto prima, la barra spaziatrice e lo spazio prima. Quindi andiamo avanti, sempre con la stessa tecnica. Tanto vedete che qui ci sono questi personaggi che ci sono soltanto nella versione educational. Sono personaggi che se li cliccate col tasto destro,
vi spiegano anche qualche cosa e poi facendo il download more vi permettono di andare su un sito web, suppongo, ma al momento ignoriamo perché noi vogliamo vedere le cose che sono simili sia nella versione educational che in quella normale. Quindi adesso dobbiamo usare i dirt block. Ah no, adesso prima abbiamo scavato, quindi abbiamo ottenuto dei blocchi di terreno, di terra, e dice adesso dobbiamo usare questi blocchi di terreno. Quindi lui dice dobbiamo fare right click per piazzarli sul terreno. Allora adesso per registrare ho tolto l'interfaccia utente, quindi non si vede, ma aspettate, la rimettiamo. Quindi c'era un'opzione che toglieva l'interfaccia utente, credo che sia questa. Ecco, hide GUI, no, la rimettiamo, ok, perché adesso a questo punto ci serve vedere l'interfaccia utente, ok? Quindi perché l'interfaccia utente, vedete, è quella cosa che c'è lì sotto, dove vedete ci sono dei cuoricini, una specie di HUD nel linguaggio Second Life, dei cuoricini. Da una parte che indica quanta vita avete, e poi quelli sono dei, credo che siano dei cosce di pollo, indicano quanto avete fame. Quindi se sono tutte le cosce di pollo vuol dire che siete sazi, altrimenti se ne arriva solo uno vuol dire che avete tanta fame, e i cuoricini analogamente. Allora vedete che sulla destra in basso c'è il blocco che sto tenendo, e che vedete in basso a sinistra c'è scritto un 9, quindi sono muovendo la rotellina, vedete che praticamente giro sulle posizioni di questo, chiamiamolo mini inventario. Quindi quando arrivo, credo che funzioni anche i numeri, quindi se faccio 2 va sul 2, 5 va sul 5, 1 che è il primo va su il blocco di pietra, non di pietra ma di terra. Allora lui mi sta dicendo che dice dobbiamo scalare questo muro, quindi come facciamo a farlo? Quindi andiamo lì e gli mettiamo il nostro pezzo di cosa, magari mettiamone uno anche qua e poi saliamo su, non ce la facciamo, vedete che è ancora troppo alto, quindi dobbiamo metterne ancora, quindi magari ci muoviamo di qua, qui dobbiamo fare un po' di movimento, ecco. E quindi man mano vedete che abbiamo comunque imparato a scalare mettendo dei blocchi. Poi quei blocchi lì li abbiamo persi e non li possiamo tanto più prendere perché per prendere dobbiamo poi passarci sopra, ma li vediamo. E andiamo avanti, insomma, con questo. Abbiamo una scala. Come si fa a salire la scala? Bisogna semplicemente avvicinarsi più o meno frontalmente e poi si fa W e se si è abbastanza centrati, aspettate, proviamo a applicare le tecniche che ci abbiamo insegnato, W, ecco, scaliamo e andiamo su. Ok, allora vedete che abbiamo finito il stage 1, nel frattempo è buio e chiudo questa prima registrazione.